Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi parte ufficialmente il calciomercato e già c'è una clamorosa notizia da riportare. Prima di cominciare ragazzi, però vi ricordo gentilmente di lasciare il like al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com con tutto ciò che riguarda il Milan a 360 gradi. Prima squadra, una squadra femminile, primavera, notizie, calciomercato, pagelle, tutto ciò che c'è di meraviglioso a tinte rossonere. Allora ragazzi, come dicevo, il mercato parte oggi ufficialmente, si chiuderà il 31 di gennaio e in questa finestra di mercato, come ben sappiamo, il Milan sarà alla costante ricerca di quel tassello da aggiungere alla rosa in seguito all'infortunio di Simon Kjær e quindi il tassello del difensore centrale. Di nomi ne sono stati fatti tanti, fin troppi. Arrivati a un certo punto bisogna anche scaglionare e dividere le notizie in quelle attendibili, in quelle verificate e in quelle che invece non che non hanno un fondamento, perché ogni attività lavorativa deve essere rispettata, però che hanno un minor, per così dire, un minor riscontro, una minore probabilità. Come vi ho sempre detto, il nome di Botman, e qui arriviamo, per Botman arriviamo al botto, facciamo questo gioco bellino di parole. Per quanto riguarda il nome di Botman, ho sempre detto che nonostante le difficoltà dal punto di vista del cartellino e della concorrenza, era il primo nome della lista e questo viene ulteriormente confermato da ciò che sta per accadere. Ciò che sta per accadere è un incontro a breve, nei prossimi giorni, tra il Milan e il Lille, per una situazione che si sta pian piano sempre più riscaldando per due motivi fondamentali. Due motivi fondamentali che sono, il primo motivo è legato alle difficoltà economiche dell'Ille, che nonostante abbia già venduto Ikoné alla Fiorentina, continua a non navigare in bellissime acque. Ricordiamo che Lille nel frattempo non fa parte più di Elliot, perché già questo potrebbe dare addito, potrebbe dare motivo ai tifosi chiacchieroni di dire ma Elliot ha rovinato il Lille. No, signori, il Lille non è di Elliot, non è più di Elliot. E ha cominciato il suo declino economico da quando Elliot l'ha venduto. Detto questo, quindi le difficoltà economiche del club francese fanno sì che possano accontentarsi di una cifra minore, quindi di racimolare anche di meno, però subito una parte di soldi che per loro sarebbe vitale. Ciò tradotto in numeri significa che il Lille era partito da una richiesta di 30 milioni. Non dovrebbe cambiare la formula al momento, però dovrebbe cambiare la richiesta dei soldini, dovrebbe abbassarsi notevolmente e aggirarsi al momento sui 20 milioni più bonus. Chiaramente con questo cambio di richiesta la trattativa non che diventi fattibile o certa, però sì, diventa più facile, si riscalda
L'altro motivo molto importante alla base della nuova ventata di ottimismo e di positività sulla chiusura per Botman arriva direttamente dal giocatore che, conscio dell'interesse del Newcastle, che non avrebbe problemi a pagare cash subito 30-35 quelli che sono, non pubblicamente, però ha manifestato e palesato il proprio dissenso al trasferimento in Inghilterra. Chiaramente, questo ci deve far rendere conto dell'appeal rossonero. Quando ti trovi di fronte due interessamenti e in mezzo c'è Milan, difficilmente vince l'altra. L'olandese quindi non vedrebbe di buon occhio, non vede di buon occhio un eventuale trasferimento in Inghilterra, preferirebbe ampiamente il Milan, anche per una questione che ritroverebbe dei vecchi amici. Vecchi amici come Maignan, vecchi amici come Leao, e magari potrebbe ritrovarsi in estate con un Renato. Ecco, mettiamola così, un Renato che non è Renato Zero, ma è Renato Sanchez, vi piace? Speriamo, come sostituire che sì, però questa è un'altra pagina. Queste sono le due condizioni favorevoli per cui la pista Botman si sta decisamente scaldando. Da qui a dire che Milan ha chiuso per Botman, ce ne passa, perché ci sono dei soldi da investire, perché c'è una formula da trovare, perché il Lille comunque si è ancora impegnato in competizioni importanti e non vorrebbe privarsi di tutti i suoi migliori. Ci sono diverse cose da risolvere. La situazione è questa. È più positiva e ottimista rispetto a 1 o 2 settimane fa? Sì. Siamo vicini alla chiusura, oggettivamente e lealmente no, però c'è del materiale per lavorare. Rimaniamo fiduciosi, vediamo. Vediamo come si evolve la questione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo gentilmente di lasciare il like al video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione invece tutti i link dei profili social di Milan Inside, perché siamo dappertutto. Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, Instagram, chiaramente YouTube, dappertutto. Siamo un po' come dei prezzemolini, ecco, siamo dappertutto. Il mio personale di Instagram, dal vostro Giuseppe. E il canale, il sito ufficiale www.acmilaninside.com. Io con detto ciò vi ringrazio ancora e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan!